avessi potuto continuare a fare il pilota. Comunque hai trovato in questo, diciamo, ostacolo una risorsa per, grazie a quella curiosità che hai avuto, per ricominciare a farlo da un'altra parte. Quindi questo è importante, ragazzi, che qualsiasi ostacolo la vita mette davanti non è l'unica strada possibile, ce ne sono sempre tantissime altre, e se sei curioso e se non ti accontenti di fermarti lì dove sei arrivato, sicuramente altri talenti oltre quello che probabilmente fino a quel momento ti ha portato. Quindi in qualche modo forse la quello che dicevi prima, no? Non sprecate il vostro tempo, trovate il vostro talento, perché poi la vita vi raggiunge. Però è anche vero che la vita ti sorprende sempre, anche quando pensi di non avere più possibilità, perché magari hai sprecato un po' di tempo, forse può capitare, no? Invece poi magari arriva quell'occasione in cui riparti e comincia una seconda vita, come poi scrivi anche nella tua pubblicazione. Sì, e semmai la domanda è: facciamo? Cioè, ragazzi, come facciamo alle volte a ripartire da un momento di difficoltà? Ve lo sarete chiesti? Che quando noi siamo alla ricerca dell'ispirazione, tendiamo a guardare qualche cosa che per noi, per come noi lo riconosciamo, brilla più di altro. Io a torto ragione sono una persona molto osservata da questo punto di vista, per le cose che ho fatto, per quello che ho potuto fare, ma ritengo che per riuscire davvero a sentirci ispirati serva ancora più talento ai nostri occhi nella capacità di riconoscere ispirazioni in cosa li stiamo guardando. Allora vi vorrei chiedere di fare un esercizio con me, e cioè di guardarvi a destra e a sinistra, guardare chi vi sta di fianco, perché certo una persona famosa, molto esposta, è naturalmente osservata, però chi ci sta di fianco alle volte può essere la persona più importante della nostra vita per regalarci ispirazione.